Cari amiche e cari amici, ben ritrovati e ben ritrovati ancora una volta alla mia umile dimora. Lunedì sera, sono le 19:25 circa, e mi accingo a parlarvi di uno dei fumetti che io sono solito acquistare regolarmente da un po' di tempo a questa parte, e mi riferisco ad Amazing Spider-Man, che nella nuova numerazione, sapete, c'è stato un reboot della serie, è arrivato al numero 25. È chiaro che questo video è rivolto, diciamo, a un pubblico di nicchia, perché non sono tanti quelli che seguono i video su Spider-Man. Che però a me piace, io che posso farci? Sono probabilmente un nerd, non lo so, non saprei come altro definirmi, e a me piace Spider-Man. Lo seguo dagli anni 70, quando si chiama, era conosciuto in Italia come l'Uomo Ragno, e adesso continuo a seguirlo come Spider-Man. Per un periodo l'avevo tralasciato, e mi sono liberato di tanti altri perché era un periodo proprio che non mi piaceva più completamente, ma adesso con questo nuovo reboot, insomma, mi sta piacendo, e quindi ho iniziato nuovamente a prenderlo e a collezionarlo. Qui si parte subito, questo nuovo 25, partiamo subito con una bella cover, una cover particolare, perché potete vedere praticamente in sovraimpressione sul torso dell'uomo ragno, praticamente di Spider-Man, lo stesso Peter Parker insieme alla zia May. Capirete il perché leggendo la storia. Ve ne anticiperò un pochetto, insomma, diciamo niente di particolare. Questo come scrive diciamo nella rubrica iniziale lo stesso Massimiliano Briegel, la rubrica che reca il titolo Bentornati, eccolo qua. In pratica è un numero speciale, ecco, ma speciale non per la numerazione, evidentemente non c'entra niente che si tratti del numero 25, né perché si tratta, per esempio, dell'inizio di una nuova saga, non è così. Nuova saga che invece inizierà a partire dal prossimo numero. È un numero speciale perché? Perché contiene due storie di grande profondità, molto profonde. Come, diciamo, è successo altre volte con Spider-Man. E possono essere lette queste storie a prescindere che voi abbiate o meno acquistato gli altri numeri di Spider-Man. Magari vi siete limitati soltanto a guardare i film, diciamo, al cinema, e potete tranquillamente leggerle queste storie. Sono molto belle. E diciamo, io ve le consiglio perché alcune storie dell'Uomo Ragno sono, diciamo, belle e profonde, a prescindere dal fatto che stiamo parlando di un supereroe. Sono molto introspettive. Perché? Perché adesso abbiamo a che fare anche con un nuovo soggettista e sceneggiatore di Spider-Man, che è Tom Taylor, almeno per quanto riguarda questa serie in atto. Uno sceneggiatore australiano che è, diciamo, lo sceneggiatore di questa nuova serie qui presentata, cioè Friendly Neighborhood Spider-Man, l'amichevole uomo ragno di quartiere. Questo sceneggiatore ci ha fatto capire nei numeri scorsi il perché Spider-Man sia definito amichevole dagli abitanti di New York, in particolare del suo quartiere. E in queste due storie, nelle storie contenute in quest'album invece,
Taylor, diciamo, punta più a farci capire come l'uomo sia più importante a volte del ragno. Da sempre, diciamo, l'umanità di Peter Parker è stata al centro delle sue storie. Io ne ricordo alcune di bellissime di storie di in cui l'umanità di Peter aveva la meglio, diciamo, sulle sue doti supereroistiche. Per questo mi è sempre piaciuto l'Uomo Ragno, alias Spider-Man. In più abbiamo praticamente l'esordio ai disegni di un disegnatore ospite turco, tale Yildiray Sinar, con cui lo stesso Taylor aveva lavorato anche in passato per altre diciamo, serie. Mentre nella seconda storia abbiamo, diciamo, il disegnatore regolare Juan Cabal. Iniziamo subito con la prima storia. La prima storia, il cui titolo è Non sto scappando, si ricollega all'ultima del numero scorso, il numero 24. Che cosa era successo praticamente nel precedente numero 24? Cioè, praticamente Spider-Man si era trovato a finire in una società isolata denominata Under York per salvare una vicina e restituirle praticamente i bambini che erano stati rapiti. Il governatore di questa Under York è venuto in superficie per vendicarsi, ma tutti i vicini di casa di Spidey lo hanno sostenuto e proprio uno dei vantaggi dell'essere considerato un amichevole uomo ragno di quartiere. E sono riusciti tutti insieme a rimandare la minaccia sottoterra. Peter a questo punto non vedeva l'ora di farsi una bella dormita per riprendersi da tutte le fatiche e le peripezie affrontate, ma nella sua stanza, cosa è successo? Lo stava aspettando zia May, che ha qualcosa da dirgli, e in questo numero intuiamo di che cosa si tratta. Io gli mostro subito la prima tavola. Ovviamente non mi va di spoilerare come al solito l'albo. Questo disegnatore turco, devo dire, questo tale Yildiray Sinar, è molto bravo. Mi sono piaciute le sue tavole. La storia è ben scritta e sceneggiata, e questo disegnatore l'ha resa, secondo me, al meglio. Evidentemente zia May sta dando, dall'espressione di Peter si capisce che si tratta di una notizia poco bella. Ecco, io non posso andare oltre perché sono poco più di 20 pagine, quindi se vi mostro tutta la storia, diciamo, ci vuol poco a spoilerare l'albo. Oltre alla vicenda di zia May, poi Peter si troverà, diciamo, a incrociare il suo percorso con un ragazzino sedicenne, al quale, diciamo, involontariamente fratturerà un polso. Però diciamo, nell'evoluzione della storia salterà ancora una volta fuori la grande umanità di Peter, anche nei confronti del ragazzino che lui aiuterà più di chiunque avrebbe potuto fare. Ecco. La seconda storia, che diciamo apparentemente non è proprio connessa alla precedente, ma in qualche maniera lo è, perché la location è all'interno dello stesso ospedale nel quale si conclude la prima storia. Qui si ritorna ai classici disegni di
di Juan Cabal. Ecco qua, vi mostro l'inizio di questa storia, il cui titolo è Spider-Bite o Spider-Bite, ma credo Bite, non so, anche se non è con la Y, credo che si pronunci Bite. Quindi Spider-Bite, una storia che apparentemente ha a che fare con diversi supercriminali, ma soltanto apparentemente. Alla fine scoprirete anche il perché di tutto questo. Vi mostro soltanto questa tavola centrale bellissima con i sinistri 60. Attenzione, i sinistri 60. Molto bella questa tavola. Ma alla fine scopriremo che in realtà non abbiamo a che fare con uno scontro fra Spider-Man e degli arci e dei supercriminali, ma siamo di fronte a tutt'altro. Ancora una volta l'umanità di Peter emergerà alla grande. Detto questo, non posso fare altro che mostrarvi la terza di copertina con l'anticipazione del prossimo numero, il numero 26, che dove invece avremo l'inizio proprio di una nuova saga. Vi mostro subito la cover, eccola qua, l'anticipazione della cover, in cui potete vedere Spider-Man, Mary Jane, Mysterio e una Electro femminile. La quarta di copertina c'è una pubblicità del Free Comic Book Day Italia, sempre più grande, con diverse fumetterie, diciamo, che partecipano a questo evento. Detto questo, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che ringraziarvi per l'attenzione, pochi per quanto siate. E salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore e darvi appuntamento, sempre a voi piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima.